Giappone, 1600 circa. Una donna coi soldi si innamora di un suo servo. Quando tale relazione viene scoperta, lei viene esiliata assieme ai genitori e a lui viene tagliata la testa. Poco dopo, un uomo potente, avendo la moglie sterile, manda a cercare una lurida che si faccia scopare e mettere incinta, così da poter garantire un erede alla sua stirpe. Viene scelta proprio l'esiliata, costretta dal padre ad andare per ripagare disonore subito. Il figlio nasce, e la donna viene rimandata a calci in culo a casa. Il padre, che pensava di essere ricoperto d'oro per la prestazione della figlia, nel frattempo si era indebitato fino al collo. La donna porta invece a casa i due spiccioli di ricompensa che le erano stati dati, e l'uomo, per salvarsi, la vende ad un riccone che la fa diventare la sua concubina. La moglie di questo, però, accecata dalla gelosia, fa cacciare la nuova arrivata, che viene quindi spedita in un bordello. Lì, conosce un uomo per bene che la sposa. I due vivono felicemente, fino a quando lui viene ucciso durante una rapina. Andata male l'ennesima cosa, la donna si rompe il cazzo e si fa suora, ma in convento si lascia scopare da un tipo e quindi viene buttata fuori pure da lì. Capisce finalmente che l'unica strada è la strada, ma fa la fame anche in quel caso perché è troppo vecchia per fare la puttana e nessuno la vuole. Un giorno, però, sembra esserci la svolta. Il figlio che aveva partorito, diventato padrone, vuole rivederla. Tutta felice, si presenta da lui, ma i cortigiani gli proibiscono di incontrarlo. Diventa quindi una barbona.